Allora una Paolo, buona. sconfitta, Io? scusa, Ok, vai. sconfitta che ci sta, forse non nella proporzione del punteggio, però abbiamo visto un ottimo primo quarto e che cosa trovi di positivo in questa partita e che cosa pensi di poter migliorare nonostante avessimo di fronte le campionesse d'Italia che poi giocano anche in Eurolega, quindi è un... Assolutamente, e che hanno giocato una partita non con le ciabatte come magari avevano fatto Bologna e Venezia contro di noi, che vabbè, sapevano che la portavano in casa e l'avevano giocato un po' in ciabatte. Loro invece sono partite. Abbiamo dato il primo cazzotto noi troppo presto nella partita, e questo non ci ha aiutato, nel senso che dopo loro hanno dato una bella stretta, guidate dall'ingresso di Sottana che le ha svoltate indubbiamente nella gestione della palla. Dopo, con queste squadre qua, onestamente la differenza è questa, e io non mi diverto tanto a giocare queste partite qua, al di là che le alleno per 40 minuti e sono contento che ci servono per vedere dov'è che dobbiamo migliorare. Questa è la migliore cartina tornasole che c'è, però la gente non si era tanto divertita dopo l'ultima partita vinta qua con Battipaglia, c'era tanta gente che era andata via un po' con l'amaro in bocca, io vado via con l'amaro in bocca un po' di più oggi rispetto a Battipaglia, tutto sommato, e quindi vabbè, insomma non mi piace tanto giocare questi no contest qui, preferivo evitarli onestamente, era uno dei miei obiettivi della stagione, era non avere blowout contro nessuno e quindi cercare di giocarsela contro tutti. Oggi non ce l'abbiamo fatta e adesso cerchiamo di capire perché. Resettiamo e passiamo alla prossima. Alla grande, ovviamente, cioè adesso abbiamo una striscia di partite che se non alziamo la qualità del nostro gioco facciamo 0-5, per cui sarà meglio per noi che alziamo la qualità. Non ci voglio neanche credere, passiamo a Candy. La prima volta qui con noi, Candy, buonissimo impatto positivo il tuo ingresso, ti ha dato Paolo tanta fiducia, tanti minuti, una bella tripla, tante iniziative, tanta penetrazione e una difesa asfissiante anche gli ultimi minuti nel garbage time. Vederti giocare è piacevole, sinceramente. Grazie, ringrazio Paolo per avermi dato l'opportunità e ovviamente cerco sempre di migliorare. Sia nell'aspetto offensivo che difensivo. E niente, come ha detto Paolo, ci sono 5 partite a nostra portata, quindi cercheremo di giocare il meno possibile. Dai, portate energia positiva e vedrai che i punti arrivano. In bocca al lupo.